Penso che la vittoria è meritata perché abbiamo fatto di più, costruito di più. Poi purtroppo in certe occasioni non riusciamo a leggere, nel senso se è contropiede noi lo giochiamo per dietro, se andiamo sul chiuso andiamo a sbattere e bisogna capire le situazioni. Non lo so dove hanno dominato, nel senso che loro difendono a 8 e lasciano due avanti che poi altri due li seguono. Sapevo che ripartivano in 4 e penso che abbiamo controllato abbastanza bene, tranne quel colpo di testa che è nato da una situazione che noi avevamo 3-1 e l'abbiamo lasciato andare lì. Vabbè, ora dopo pausa dobbiamo ricominciare a lavorare sulla parte fisica, però a me in questo momento serve più fase tattica, nel senso che riuscire a leggere l'avversario, riuscire a capire le situazioni, perché secondo me non era difficile giocare oggi. Non lo so chi era sottotono, nel senso che hanno corso tutti anche se non con continuità. E poi per giocare, ripeto, noi abbiamo terzini a destra e terzini a sinistra che dovrebbero giocare per arrivare. E noi purtroppo giochiamo e poi finiamo sui 16 metri davanti alla difesa loro che non si conclude. Faccio fatica a commentare questa gara, sinceramente. Dopo Foggia ci siamo ripetuti e qui dobbiamo crescere perché è inutile dire che abbiamo dominato, l'abbiamo visto tutti. La partita doveva finire 0-3 nel primo tempo, però se sbagliamo gol nell'arietta piccola, clamorosi. E poi le partite abbiamo concesso al Pescara, che è una squadra secondo me molto forte, su un nostro retropassaggio a momenti mettiamo Mancuso in porta e il tiro di Valzania. Più di così, non riesco neanche a arrabbiarmi, insomma, non so cosa dire. Se veniamo in trasferta creiamo 5-6 occasioni da gol, non facciamo gol, siamo padroni. Il secondo tempo il Pescara si è ritirato indietro e avevamo in mano anche il gioco. Partita difficile da commentare, dobbiamo crescere e crescere perché qualcosa sbagliamo, perché se a Foggia a Pescara dominiamo e non vinciamo, dobbiamo crescere in questo, però probabilmente abbiamo una squadra giovane con tanti giocatori che devono fare questo ulteriore passo. Sicuramente non dobbiamo abbandonare il nostro modo di giocare, la nostra sfrontatezza, perché stasera comunque abbiamo dimostrato di essere una squadra importante, però dobbiamo sicuramente colmare i nostri limiti, perché queste partite non si possono neanche pareggiare, ma addirittura l'abbiamo persa.